eccoci di nuovo per un'altra intervista qui all'Asistel Novara. Oggi incontreremo Gilda Lombardo, che è catanese però da ormai 5 anni a Novara, quindi quasi una novarese d'adozione. Ripercorreremo la sua vita atletica, sportiva, ma anche la sua vita privata attraverso questa intervista. Cominciamo la nostra chiacchierata con Gilda Lombardo proprio dall'inizio, da come ha cominciato a giocare a pallavolo, se ci racconta com'è nata questa passione. Ma guarda, è nata tantissimo tempo fa in realtà, da quando ero una bambina. Io sono la seconda di 3 figlie e mia sorella giocava a pallavolo da molto prima di me, lei è 6 anni più grande di me. E io, avendo 2 genitori che lavoravano e spesso il pomeriggio non avevano come badare a noi, a me la sorellina più piccola, noi rimanevamo in palestra con lei ed è lì iniziata la mia passione. Cioè, guardavo lei allenarsi, con una palla stavo al muro magari a giocare, finché poi, essendo abbastanza alta anche da piccolina, ero già un po' sproporzionata rispetto alla mia età, e sono stata un po', diciamo, raccolta lì. Ho iniziato con le giovanili con lei ed è lì nato tutto il mio percorso che mi ha portato oggi, anzi diciamo 5 anni fa ormai, qui a Novara, per fortuna. Sì, diciamo che la tua crescita proprio da professionista è avvenuta qua a Novara. Qui a Novara, sì, è iniziato qui a Novara 5 anni fa. Arrivavo da una realtà di Catania, io sono di Catania, dove ho militato per 2-3 anni tra la B2 e la B1, facendo anche le giovanili, ed è stata proprio in occasione delle finali nazionali Under 15 che sono stata adocchiata dai responsabili dell'Asistel e mi hanno trascinata qui. Da lì è iniziato il mio percorso davvero da professionista, prima il primo anno con la B1, con le varie partecipazioni agli allenamenti, alle amichevoli, i vari tornei con la squadra, con la Serie A. E com'è stato trasferirsi così giovane in una città diversa? Ma non ho mai avuto dubbi né rimpianti adesso, è stato difficile perché comunque avevo appena compiuto 16 anni, affrontare la scuola, gente che non conoscevo, una realtà totalmente diversa anche considerando il sud e il nord. Sono stata catapultata qui completamente da sola, è stato difficile, ma a pensarci adesso è molto gratificante. Cioè, io sono cresciuta in fretta e sono maturata e ho imparato a gestirmi e questo mi ha aiutato tantissimo. Come trovi la città proprio, Novara, magari? Non mi fare queste domande. No, è ovvio, completamente diverso. E io sono molto legata alla mia terra, semplicemente magari per la presenza del mare, quella è una cosa che mi manca tantissimo, il girarmi e non vedere il mare, questo all'inizio è una cosa che pativo, adesso mi sono abituata, comunque il mare si sta bene, e anche la gente, non mi aspettavo di trovare comunque così tanto affetto, adesso qui è come la mia seconda casa, ho trovato una sorta di famiglia comunque nella società, e nei dirigenti che mi hanno aiutato anche quando ero più piccola, quando andavo a scuola mi seguivano, un ambiente molto caloroso, un po' stare a casa. Che rapporto hai con i tifosi ad esempio invece? Ma guarda, è sempre stato un bel rapporto, loro ci hanno sempre seguito anche fuori, anche solo un tifoso quando nelle trasferte lontane ci hanno sempre seguito, hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro calore, anche quando le cose magari non andavano per il verso giusto. E sì, sono sempre lì, si sente, cioè, ci aiutano tanto nei momenti difficili soprattutto. C'è una frase tua che mi ha colpito, quando dicevi appunto che sei passata dalla squadra minore alla squadra maggiore, che Pedulà ha avuto più fiducia in te di quanto ne avevi tu stessa. Sì. Guarda, il mio rapporto con Pedulà è stato e rimarrà speciale per me.
Non è una persona facile lui, nel senso che tante volte sono tornata a casa piangendo, degli allenamenti o dopo le partite. Però si è instaurato questa sorta di affetto reciproco. Mi ha preso un po' come la sua bimba, come un po' sua figlia. La cosa che mi ha sempre stupito di lui è che nonostante avesse magari una squadra, una gran squadra nelle sue mani, ha sempre trattato tutte nello stesso modo. Chi si chiamasse Anzanello, chi si chiamasse Cardullo, chi si chiamasse Osmoglovic o chi si chiamasse Lombardo. Lui aveva gli stessi trattamenti per tutte, sempre. Ci racconti un po' anche qual è stato il tuo esordio appunto in campo con la squadra maggiore, ti ricordi quali erano le emozioni? Oddio, io ogni volta che venivo convocato con la Serie A per me era un'emozione grandissima, anche solo per un allenamento, parlo di quando magari ero solo in B1. Se devo dire una partita che mi ricordo con più emozione è la semifinale scudetto di 2 anni fa contro Bergamo. Io entravo sempre a fare i giri di ricezione, davo una mano in ricezione e mi ricordo che al tie break sul 13-11 per noi mi sono beccato un ace e lì avevo paura di essere stata un peso allucinante per la squadra. Poi abbiamo vinto, è stata una cosa che io non avrei mai pensato di poter provare, di poter raggiungere, un'emozione del genere. Come riesci a darti la carica in quei momenti magari un po' difficili sul campo, a superarli e a fare ancora meglio? Parlando di 2 anni fa in cui sapevo di dover entrare per la squadra, per dare una mano alla squadra, è così anche quest'anno. Però in quell'occasione specialmente la prima cosa che ho pensato quando ho preso il punto è stato: l'importante è che l'ho preso io, non l'ha preso nessun altro, perché io sapevo che comunque poi sarei uscita dal campo e gli altri match dovevano essere serene per affrontare gli ultimi punti di quella partita che era importantissima. E mi prendevo le mie responsabilità, nel senso dicevo: ok, l'ho preso io, così le altre sono più serene e possono far bene per continuare. Della pallavolo c'è anche questo gioco di squadra, cioè quello che ti piace, c'è qualcos'altro che... Io dico sempre che la pallavolo mi piace per questo, perché è un gioco di squadra. Io ho giocato anche a beach e quando mi dicono: perché non giochi solo a beach, non ti dai al beach e basta? Perché non fa per me, perché per me la cosa più bella di questo sport è proprio il gruppo, il concetto di gruppo, di squadra, e il fatto di poter aiutare e di essere aiutata in qualsiasi momento, di dare una mano. Questa è la cosa principale che mi piace di questo sport, proprio il concetto di gruppo, ho sempre detto. Fuori dal campo invece a Gilda che cosa piace fare? Gilda, nel pochissimo tempo libero che le rimane, e mi piace tantissimo leggere, tanto, sono una pietra di libri di qualsiasi genere, oppure proprio magari nelle pause tra un allenamento e l'altro mi piace passeggiare, ogni tanto mi piace fare shopping, però non esagero, mi piace tanto rilassarmi, leggere appunto. Poi se c'è un po' più di tempo libero mi piace anche tornare a casa, stare un po' con i miei, con la mia famiglia. Ci raccontiamo questa passione per la lettura, qualche libro in particolare, gli ultimi che hai letto, che ti ha colpito? Ma guarda, ne ho letti talmente tanti in questo ultimo periodo e mi sono data adesso appena finito di leggere una saga, il diario di un vampiro, così, che mi affascinava, adesso ho appena finito. Però mi piacciono tutti i generi, mi piace proprio leggere, una fantasia molto sviluppata. Lì mi rilasso proprio. Non ti pesa il fatto di avere poco tempo libero? Ogni tanto, però è una cosa che mi piace, come penso tutte, per fare uno sport del genere, che alla fine un lavoro deve piacerti, devi essere davvero appassionato. Nel momento in cui entri in palestra poi non ti pesa più niente. Normale, ci sono dei momenti magari un po' più di difficoltà, dei momenti in cui senti un po' più la mancanza degli affetti, della famiglia, però passa, dai. Con la tua famiglia che rapporto hai? Ho un bellissimo rapporto, nel senso loro mi hanno sempre lasciato libera di fare le mie scelte e di seguire le mie passioni, non mi hanno mai ostacolato.
Li vedo poco, mi dispiace solo questo, li vedo poco, però ovviamente ci sentiamo spesso. Non mi stressano mai, cioè nel senso, se io non ho voglia di parlare una sera magari che sono più stanca, ok, ciao, al telefono, sono molto tranquilla e serena su questo aspetto. E diciamo che poi nell'Asis, anche arrivando così giovane, hai trovato una seconda famiglia. Sì, no, loro, sì, questo devo ammetterlo, mi hanno fatto sentire a casa. Veramente a casa, mi hanno aiutato in tutto, ogni difficoltà, ogni minima difficoltà che c'è sempre stata, loro mi hanno sempre aiutata e sostenuta. Io la considero davvero come una seconda casa.